Emil Zubin, l'ultima partita che avete giocato contro il Sannona Jesolo non è stata all'altezza delle aspettative tue, come mai? Oh beh, sicuramente è stata una partita che magari la sentivano un po' tutti, diciamo che è stata una partita dura da affrontare, magari non sono stato il miglior Zubin, però è importante che la squadra abbia vinto. Ecco. La squadra ha vinto, però ha sofferto abbastanza. Beh, è normale anche soffrire, perché il Sannona è costruito anche per vincere il campionato, sappiamo tutti la forza del Sannona, però devo dire che ci siamo difesi bene, abbiamo anche attaccato il secondo tempo, soprattutto gli ultimi 20 minuti, e devo dire che alla fine è arrivata questa vittoria che alla fine anche meritata, ecco, dai. E adesso una doppia, diciamo, dose di morale, nel senso che è arrivata la delibera del giudice sportivo che vi ha segnato i due punti in più e quindi siete a soli due punti, soli fra virgolette due dalla vetta. Sì, beh, sicuramente adesso aspettavamo questi punti già due settimane, speravamo che era in ballo, adesso ci sono, però adesso basta parlare, sappiamo che siamo dietro al Delta e dobbiamo rincorrerlo, quindi cercheremo tutte le nostre forze di riprenderlo e passarlo. Ecco. Infatti voi avete un rullino di marcia di tutto rispetto, però c'è qualcuno, appunto il Delta Porto Tolle, che ce l'ha migliore del vostro, anche se di soli, fra virgolette, torno a dire due punti. Sì, però ha fatto 7 vittorie su 7, quindi merito loro, ecco, noi non siamo di meno, fine 6 vittorie e un pareggio, devo dire che è di tutto rispetto. Sicuramente sarà una bella lotta, ecco, per il momento sono loro che magari speriamo rallentino un po', ma noi non dobbiamo calare noi, ecco, l'intensità nostra dei risultati. Come vi siete allenati questa settimana? Su che cosa avete insistito? Ah, beh, sicuramente abbiamo preparata bene, sappiamo che dobbiamo affrontare una squadra molto fisica e il mister è preparata, quindi noi cerchiamo di fare quello che abbiamo provato tutta la settimana. Infatti il Pordenone, almeno sulla carta, si dimostra un avversario non facilissimo. No, sappiamo tutti che il Pordenone è una squadra ostica, cioè ha costruito anche lui, anche il Pordenone è una squadra molto competitiva per cercare di vincere il campionato, sono partiti male, ma è un avversario da rispettare, ecco. Un'ultima cosa, come ti trovi ad allenarti su questo campo misto sintetico? Beh, siamo agli inizi, devo dire che abbastanza bene, ecco, per il momento ho una buona risposta, quindi speriamo ci dia anche dei frutti futuri, ecco.